50 anni di episcopato e molti di più di sacerdozio, volenti o nolenti si diventa un'icona. Non un'immagine più o meno bella, ma per noi una testimonianza viva e vitale che ricorda a noi, credenti e non credenti, persone che hanno fede e persone che ricercano, qualcosa di più grande. Allora per noi, Vescovo Luigi, lei è l'icona dell'uomo di pace, dell'uomo che ricerca la pace nella giustizia, e i suoi richiami, il suo impegno in Pax Christi, le sue marce ce lo ricordano quotidianamente. Per noi è anche l'immagine dell'uomo attento ai bisogni degli altri uomini. È l'uomo solidale, soprattutto se questi sono poveri, sono senza lavoro, sono disoccupati. Mi piace sintetizzare l'episcopato del nostro vescovo attraverso tre immagini, certamente semplici, ma evocative, di tanti gesti, parole e azioni che hanno segnato la guida della nostra Chiesa. Non ho una visione come altri, però a me pare di vedere una strada, un ramo d'olivo, una tavola. Una strada, un ramo d'olivo, una tavola. Comincio dalla strada. E questo è poi il percorso che Monsignor Luigi ha fatto con noi e con tanti uomini e donne del mondo. Sì, perché secondo l'espressione di Giovanni Paolo II, Monsignor Luigi è un vescovo noto non solo in Italia, ma in tutto il mondo. È lì sulla sua testa. E con noi è Polignese prima di tutto. A cominciare da una giornata d'inverno, 15 gennaio 1967. Vedo poi un ramo d'olivo. L'olivo è il primo albero che emerge dalle acque dopo il diluvio. L'olivo è tra le piante che fanno della terra di Cana un paese di sogno. L'olivo è legno prezioso e nobile, scelto per la costruzione del Santo dei Santi, la parte più sacra del Tempio. Ho fatto questi riferimenti biblici per esprimere che il ramuscello d'olivo richiama il dono preziosissimo, quello della pace, che Dio affida alle nostre mani, soprattutto al nostro cuore, ma con molti rischi. Eppure Dio ha voluto correre questi rischi. Il ramuscello d'olivo richiama l'impegno del nostro vescovo, prima come presidente nazionale e poi internazionale di Pax Christi, a far sì che il tema della pace, proposto con tanta forza nell'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII e dalla Costituzione Gaudium et Spes, divenisse impegno e testimonianza di tutta la nostra Chiesa. La responsabilità di Pax Christi lo portò in tante parti del mondo, alla ricerca di dialogo e di colloquio, in difesa dei diritti dell'uomo e per gridare che la pace è sempre possibile e che la guerra è sempre una perdita e un degrado in umanità. Al centro di una casa, la tavola esprime quello che nella famiglia si deve realizzare, cioè la convivialità, anzi la convivialità delle differenze. Tutte le differenze, diceva Don Tonino Bello, devono potersi sedere alla stessa tavola. E così siamo stati educati dal nostro vescovo. Mi ha fatto molto piacere, io un po' ecco il segno dell'affetto di Pier Giorgio, di tutto il clero, di tutta la comunità cristiana, che ho imparato anche delle cose su di me che forse non lo sapevo. Grazie anche a questo momento che ha fatto la mente il sacerdote ortodosso per un cammino verso una fraternità sempre più profonda, ecco, che noi speriamo, ecco, possa arrivare per il desiderio e la preghiera di tutti. Ecco, grazie, credo che questo grazie, questa giornata
penso che possa aiutare tutti quanti voi, ma certamente aiuterà e conforterà soprattutto me. Grazie di cuore.